Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati. È domenica sera e oggi faccio un video molto chiacchiericcio, molto tranquillone insieme a voi, chissà proprio di domenica e coccole. In realtà poi mi prenderò il tempo per editarlo e caricarlo, quindi credo che lo vedrete tra lunedì e martedì. Video sui prodotti finiti, quindi prodotti usati, strausati che mi hanno accompagnato negli ultimi mesi e di cui a questo punto, una volta che sono giunti al loro tramonto, ho molto da dire. Inizio da Wild Cosmetics, un'azienda di cui vi ho parlato tantissimo negli ultimi mesi, ma anche l'anno scorso. Ho terminato l'ennesimo deodorante refill di Wild. Per intenderci, Wild è l'azienda che fa questi astucci in alluminio, compatti, indistruttibili e quindi eterni, e il sistema refill di deodorante, che viene proposto in questo cartoncino che è completamente organico e quindi non ci sono più rifiuti di plastica. Ci sfizia con tantissime profumazioni diverse e questa era quella ancora dedicata ad Halloween, quindi era uscita ad ottobre, l'ho finita poco fa, era zucca speziata, una profumazione sicuramente buonissima, ma quando l'avevano usata la prima volta ero un po' dubbiosa perché non è una profumazione che intenderei normalmente come la profumazione di un deodorante, essendo poi io un po' ancorata alle profumazioni di fresco e di pulito. Pensavo che fosse un'ottima profumazione, ma magari da ambiente. Invece, ragazzi, utilizzandolo, devo dirvi che io giorno dopo giorno l'ho apprezzato, me lo sono goduta sempre di più. Io per lavoro mi muovo molto durante il giorno e quindi alzando le braccia spesso mi arrivava proprio la profumazione di questa zucca speziata e l'ho adorata, mi è piaciuta molto. Sono profumazioni presenti perché comunque si mantengono vive nel corso delle ore e ripeto, muovendovi le avvertite, ma non sono sfacciate, non sono artificiali, chimiche, non sono presenti perché sono onnipresenti e perché danno fastidio. Sono tutte molto originali, davvero ben bilanciate, davvero ben studiate. Ho tenuto qui l'astuccio vuoto che ho pulito per dimostrarvi anche che, appunto, essendo in alluminio potete pulirlo come vi pare e vi torna sempre nuovo e sempre igienizzato. E vorrei ricaricarlo insieme a voi. Però aspettate anche un attimo perché poi vi mostro la nuova veste del nuovo case che cambia non solo per edizione limitata, ma proprio leggermente anche come forma. E vorrei inserire insieme a voi, è facilissimo, una tra queste ricariche che non vedo l'ora di utilizzare perché sono tre profumazioni che già da subito, a differenza della zucca, rispondono pienamente al mio gusto. Abbiamo Sage and Eucalyptus, quindi salvia e eucalipto, deliziosa, veramente originale. Linen and Lilac, che è la mia preferita, insieme a Fresh Cotton and Sea Salt, che era tra le prime che avevo provato, e Purple Rain. Io direi proprio di... Ma sì, dai, partiamo con Salvia, già che siamo ancora nel periodo un po' freddo. Qui poco fa, vi dicevo, ha anche nevicato, così questa... Buona, molto buona, la utilizzo in questo periodo e le altre che sono anche più fresche le tengo poi per dopo. Vedete che sul fondo c'è questa manopola, la girate tutta per portare il fondo sul fondo, poi si clicca qui, si estrae ed è qui che andiamo ad inserire la nostra ricarica. La inseriamo. Ed è pronta. Eccola qui. Buonissima. Il nuovo astuccio. Allora, questa è l'edizione di San Valentino. Purtroppo io arrivo davvero con ampio ritardo a mostrarvelo, però ragazzi, non sono riuscita prima, ma il tema cuoricini per me è sempre verde, quindi se si trova ancora e se vi fa piacere avete un codice sconto che è 2024 Michela. Secondo me questa è bella tutto l'anno. Eccola qui, deliziosa, ma al di là della grafica, vedete che il
l'astuccio è leggermente diverso, quindi ci tenevo comunque a mostrarvelo. È un po' più piccolo, anche se poi la dimensione della ricarica è la stessa, quindi risulta semplicemente più compatto, anche più stondato, e quindi sicuramente c'è stata un'evoluzione in meglio, anche se non sembrava che gli mancasse nulla, ma effettivamente visto così è più compatto, è più grazioso, fantastico anche da portarsi dietro. Insieme a voi a lui vado ad applicare, così poi uno lo tengo in un bagno e uno nell'altro, la profumazione legata a San Valentino, che è Rose Petals. Piccolo inciso, lo sconto è del 20% per i nuovi clienti e del 10% per tutti. Piccolino, ma spero che si veda, questo è un dentifricio in formato 15 ml. Io non ricordo se questo fosse dentro nel kit dell'Oral-B che ho comprato in occasione del Black Friday, o se fosse una taglia prova data dal mio dentista, perché di solito ai professionisti danno questi formati. Comunque è l'Oral-B della linea Professional, sensibilità e gengive, Calm Classico. Questo sarà per sempre il mio dentifricio preferito, mi è piaciuto moltissimo, è una specie di sapone per i denti, io non so in che altro modo descriverlo, perché crea una schiuma avvolgente che non ho mai avvertito, non ho mai trovato in nessun altro dentifricio, quindi io l'ho già acquistato. E vi voglio anche segnalare che su Amazon trovate il set da 6, sono 6 pezzi di questo dentifricio da 100 ml l'uno. Guardate sempre gli ml, perché per esempio io l'ho visto da acqua e sapone, a parte che era un prodotto che c'era scritto una volta terminato non sarebbe stato riassortito, ma era un 75 ml, quindi è sempre importante fare il rapporto quantità prezzo, quindi guardare fondamentalmente il prezzo al litro, diciamola così. E su Amazon vi lascerò magari il link nell'info box, i 6 da 100 vengono intorno ai 24, ma voi li mettete nel carrello e poi ogni tanto, una volta ogni 10 giorni, quando vi capita, controllate, ci vuole mezzo secondo, perché io li ho beccati a 12 euro. A 12 euro 6 dentifrici di questo tipo, di questa qualità, 100 ml a pezzo, sono assolutamente da accaparrarsi e da farne scorta. Ovviamente voi non l'avete mai provato, quindi l'ideale sarebbe magari provarne uno, perché magari non vi piace, non deve essere universale ovviamente il mio gusto, ma io vi dico che mi ha dato un piacere nell'utilizzo immenso, e ogni volta che io lavavo i denti, perché comunque mi ha anche durato un po', pensavo: no, ma questa è una favola, Fabio, devi provarlo, hai provato quel dentifricio, sono andata a cercarmelo, quindi qualcosa che mi ha davvero colpito. Ho terminato questo lip oil di Blonde Sister, questo è nella versione 01 e non ha colore, anche se sembra, perché adesso non si vede più niente, però nel pack era leggermente rosato, ma poi sulle labbra non ha nessun tipo di colore. Cute Lip Lip Oil. Sono contenta di averlo terminato, perché nelle ultimissime applicazioni sentivo leggermente un odore strano, non tanto nel prodotto, proprio nella spugnettina dell'applicatore. Secondo me si era creato qualcosa a star sempre nel prodotto bagnata, mi dà proprio l'idea, ecco, proprio della spugna quando la lasciate bagnata, una cosa del genere. Non è un odore sgradevole, ma non avevo mai avvertito prima questo odore, quindi felice di averlo terminato e non buttato. Come formula mi piace molto, io l'ho utilizzato più che altro a termine della skincare, come coccola, come trattamento notte, meno durante il giorno, perché non avendo colore, io un minimo di colore sulle labbra lo voglio, se metto anche solo un burro cacao, un gloss, però che me le vada un pochettino ad arrossare, a tonalizzare, preferisco, perché altrimenti sono tutta bianca, labbra bianche, e invece ecco, mi do un po' di tono con un po' di colore, però
L'ho utilizzato così e è una formula piacevole perché ha un suo corpo, resta bella compatta, mi piace anche l'effetto come lavora sulle labbra, però devo segnalarvi che l'ho acquistato nella versione colorata, che adesso non ricordo come si chiama, magari ve la cerco. Eccolo, nella versione Sweet Gloss Tinted Lip Oil 03. Che sembrano lo stesso prodotto, ma in realtà appunto questo è un Cute Lippy Lip Oil, questo è uno Sweet Gloss Tinted Lip Oil, ed effettivamente la formula è diversa, e se questo mi dà un po' di colore, vabbè io adesso ho indosso tutt'altro, però lo mettiamo sopra, se questo mi dà un po' di colore, però non ha minimamente la formula dell'altro, questo non ha quella compattezza, quella densità nella formula che mi piace tanto dell'altro. Quindi sono rimasta delusa in questo senso. A me sembravano lo stesso prodotto, e invece state attente perché la dicitura è diversa, o comunque la formula è diversa. Veniamo a due sieri viso, un pelucco. Veniamo a due sieri viso. Questo preso su Amazon di Garnier Hyaluronic Aloe Replumping Serum, rimpolpante con il 3% di glicerina, acido ialuronico e aloe. Non mi sento di promuoverlo moltissimo, cioè se non avete particolari esigenze ci può anche stare, l'ho utilizzato, non è che mi abbia dato problemi, però ha una texture un pochettino appiccicosa e non l'ho sentito particolarmente confortevole, non mi ha insomma, dato un buon risultato. Sì, l'ho inserito lì tra il tonico e la crema e colmava quel passaggio perché comunque facendo una skincare coreana andiamo a crescere di corpo per quanto riguarda i prodotti, se il tonico è liquido, la crema è appunto più lipidica e qui mi andava a colmare quella transizione, però dirvi che facesse un effetto che fosse confortevole, che avvertissi la pelle migliorata o no, niente di tutto ciò. Mi sono resa conto verso la fine che è importante non trascinarlo perché questo effetto appiccicoso si amplifica. Quindi, se lo avete, se vorrete provarlo perché a voi ispira, anche se io non ve lo consiglio, lo applicate sulle mani e provate ad applicarlo come tra l'altro i prodotti andrebbero applicati, ma a volte è un po' irrealizzabile. Perché comunque per distribuirlo sul viso prima lo devo spalmare, poi posso anche fare questo gesto, ma non posso tamponare una cosa che non ho ancora distribuito sul viso. Comunque distribuitelo un attimo e poi appunto andate a tamponarlo. In questo modo io ho visto che il feeling è più piacevole e l'ho terminato così più volentieri di come l'avessi iniziato ad utilizzare, però non ve lo consiglio. Invece ho terminato il secondo Reclaim, anzi ne sono anche sprovvista, serum di Diut. Io vi ho parlato anche di Diut più volte nel corso dei mesi, ne parleremo sicuramente in futuro perché ci saranno anche delle novità e questo è invece un siero che mi piace moltissimo, l'ho inserito nella mia classifica dei tre sieri viso preferiti, in caso recuperate il video, basta che scrivete Michela Di Maio tre sieri viso, insomma io cercherò di ricordarmelo in info box, cerco di fornirvi di tutto, ma se mi dimentico ci vuole poi poco a recuperarlo. E questo è un siero, velocemente perché ve l'ho raccontato in altre occasioni, con olio di macadamia, caffeina ed estratti di ginseng. Olio di macadamia fa pensare a qualcosa di anche un po' grasso, di un po' pesante, invece è veramente fresco, sottile, ha rapidissimo assorbimento e lascia una meravigliosa pelle idratata, elastica, è esattamente quello che io cerco da un siero. Abbiamo due saponi mani, mi è piaciuto molto della Citrosil, di cui di solito acquisto i prodotti per la pulizia, il sapone liquido, tra l'altro io sono stata nell'azienda terzista che lo produce.
Luce anni fa, perché l'ho visto proprio in produzione questo prodotto, è qui a Brescia, e è un sapone liquido igienizzante che rimuove germi e batteri e contiene essenza di tea tree. A me piace molto l'odore del tea tree, seppur particolare, la mia mente subito lo riconduce appunto a un senso di igiene, quindi lavare proprio le mani, che sono la cosa più esposta alle sporcizie con questo sapone, è stato molto piacevole. Comunque, se voi avete l'olio essenziale di tea tree e acquistate un sapone neutro senza particolari fragranze, potete sempre addizionare l'olio essenziale di tea tree. Invece ho un sapone mani con una sua profumazione molto caratteristica, assolutamente riconducibile al marchio, è di felce azzurra, quindi qui la classica profumazione anche del bagnoschiuma, felce azzurra. Non so voi, ma mio papà penso che utilizzi felce azzurra e pino silvestre, mi pare che si chiami, da 500 anni, festeggia infatti i 100 anni di profumo. Esiste anche proprio l'eau de parfum o de toilette con questa profumazione, e ricordo che lo avesse in bagno mia cugina a Campobasso, perché lei è di Campobasso, i miei genitori sono, sapete, molisani, quindi quando siamo stati in Molise l'anno scorso sono andata a trovarla a Campobasso, abbiamo fatto un pranzo insieme con mio marito, mia figlia e suo marito, e lo avesse in bagno e mi era piaciuto tantissimo riannusare felce azzurra e me lo avevo acquistato, quindi mi piace, ogni tanto mi diverto con poco. Poi ho terminato questo detergente intimo lenitivo che si chiama VitaCist di Marco Viti nell'azienda. È un detergente intimo lenitivo per una specificazione attiva con antibatterico di origine naturale, pantenolo, quindi anche avvolgente, ed estratto di mirtillo rosso. Questo viene indicato in caso di cistite. Infatti, a me non piace, cioè non lo trovo un detergente particolarmente piacevole e non mi dà neanche sollievo, non credo che mi protegga, che mi aiuti, perché al momento non soffro quasi più di cistite, ma quando ne soffrivo e lo usavo comunque non mi aiutava, non me la scacciava, non la preveniva, quindi io ho antipatia per questo detergente, ma il fatto è che quando io ho la cistite io non riesco a muovermi dal bagno e tante di voi capiranno, e quindi parte il marito ad andare in farmacia e lui si fa sempre appioppare vabbè, gli integratori al mirtillo, ma immancabilmente mi porta a casa perché credo che venga venduto proprio insieme questo detergente intimo. Io ogni volta che lo vedo dico riniziamo, perché comunque poi alla fine lo sfrutto, ma non mi piace. Anche lì invece i detergenti intimi che hanno tea tree, già perché hanno tea tree, mi piacciono. Terminato questo olietto di Sien, quindi siamo in casa Lidl, all'argan e rosa, viene proposto nelle varie edizioni limitate, quindi non lo trovate credo in questo momento, però sicuramente tornerà, e viene definito un olio per corpo e viso. Per il viso utilizzo degli oli specifici, però l'ho utilizzato volentieri per il corpo. A pelle ancora umida, anche piuttosto bagnata, mi trovo bene con gli oli perché non mi devo asciugare, poi mettere la crema, cioè diciamo che è una cosa che potete, volendo, fare anche in doccia direttamente se siete un po' pigre, anche se io preferisco asciugare il grosso, cioè neanche tamponare, perché comunque poi la pelle la tengo non umida, bagnata, e l'olio scorre molto velocemente, ci mettete la metà del tempo che a mettere la crema. Comunque mi è piaciuto, vuole imitare il suo fratello, mi verrebbe da dire il più famoso, ma non è neanche così famoso perché anche quello, e sto parlando di quello di Yves Rocher, sempre alla rosa, anche quello viene proposto in edizione limitata, e devo dire che si somigliano. Io ho provato anche quello, però l'ho provato anni fa, quindi adesso il paragone ve lo faccio un po' sul ricordo dell'altro. Ricordo però che l'altro avesse i petali di rosa proprio in infusione, quindi sicuramente bello da vedere, e questo non ha un odore particolarmente riconducibile alla rosa, ma non ricordo più se l'altro invece lo avesse. Comunque, comodo, è anche in questo formato da 100 ml, facile se dovete trasportarlo in qualche trasferta, in qualche viaggio, niente di imperdibile. È un buon olio corpo. Terminata anche questa lozione corpo di Sien, quindi siamo sempre in casa Lidl, che qui viene ricondotta al cocco e alla mandorla, ma in realtà è una mandorla molto caramellata, di un dolce
Sì, appunto caramellato, bello gustoso. Ora non saprei neanche descrivervela su due piedi, mi ricorda qualcosa che non mi viene. Ne abbiamo parlato talmente tanto con Eli negli anni che è assurdo. Comunque ha una profumazione buonissima, persistente. Come lozione corpo è leggera media. Media, dai, non è acqua fresca, non è delle più nutrienti, però si spalma e si utilizza con piacere, non fa scia bianca. È un prodotto che si comporta bene, che si dà appunto in velocità perché segue i movimenti, scorre, si assorbe e che vi lascia profumatissime. Questo lo ricomprerei. Ho terminato di Frozen, no, scherzo, l'ha terminato ovviamente Vittoria. È stato regalato a Vittoria un 2 in 1 shower gel and shampoo di Frozen. Quindi è proprio prodotto da Disney, insomma, sì, è prodotto da Airval International Madrid Spain, però è di Disney. Li trovate acqua e sapone, sono simpatici. A lei è stato regalato, io non l'avevo mai preso perché pensavo che poi, non so, magari le dessero anche fastidio alla pelle che non fossero dei grandi prodotti. Invece devo dirvi che si comporta molto bene non solo come shower gel per il corpo, ma anche come shampoo. E infatti abbiamo già preso quello di Barbie. Quindi se avete bimbi a seguito con un'ate d'acqua e sapone, e immagino che anche i vostri, come la mia, si attacchino a qualsiasi mollettina, confezioncina che li ispira, sappiate che eventualmente li fate contenti ed è anche un buon prodotto. Di Tesori d'Oriente ho terminato questo profumino, un profumo economico dal basso impegno, profumo aromatico Orchidea della Cina. Non lo ricomprerò perché non è esattamente quello che io cerco, però devo dire che mi ha fatto piacere utilizzarlo. È un profumo abbastanza fresco, appunto poco impegnativo. Ripeto che io così per andare al lavoro al mattino presto, senza aver premura di non sprecarne, l'ho utilizzato senza pensieri, l'ho utilizzato volentieri. Non è il mio profumo, non lo sento mio, ma ha fatto il suo lavoro splendidamente. Finita invece a malincuore questa Mist Serum Mist di Olika Olika della linea Honey Royal Actin. È un 120 ml, l'avevo acquistato tempo addietro, mi è durato tantissimo sul sito di Silvana. Tra l'altro, fra poco secondo me farò un ordine perché ho finito, per esempio, i patch per i brufoletti, ho bisogno di fare un po' di scorta di sieri, vorrei provare anche del make-up coreano che vedo sempre quella che le mie amiche mi consigliano. Quindi, quando avrò tempo, perché bisogna un po' applicarsi, andare a scovare, farò un bell'ordine Silvana. So che ci mettono un po' ad arrivare, ma uno all'anno lo tiro insieme per fare un po' di scorte. Questa mi è piaciuta moltissimo. Fondamentalmente è un'essenza, perché una mist, nel senso che sì, poi si vaporizza in questo modo, anche se io la davo sulle mani, la mescolavo e la tamponavo sul viso, sempre shakerandola prima, perché in realtà è come se contenesse anche una parte lipidica, come se fosse bifasica, no? E quindi sotto mettevo il tonico, perché qui avevo già un piccolo corpo in più rispetto al tonico, che magari è ancora più acquoso. E poi andavo ovviamente col siero. Quindi alla fine io l'ho utilizzata un po' come una essence, ma andava sulla mia pelle secca ad apportare una carezza in più tra tonico e siero. A me è piaciuta moltissimo, mi rendeva la pelle bella compatta, morbida, ammorbidita proprio in superficie. Quindi se avete la pelle secca, magari matura, stanca, provata dalla stagione fredda, è un prodotto che vi consiglio. Se volete codici sconto, se volete codici sconto, io non ne ho perché non collaboro con Silvana, però Matilde Baldi, Martina Vinai, Elisabetta R li trovate sui loro profili. Terminato questo lippino, un prodotto labbra di Neve Cosmetics, questo è nella colorazione Silky Glow, è un burro cacao fondamentalmente che io ho proprio scavato fino alla fine. Devo dire che non è tanto, poi non ricordo gli ml, sono sincera, no, ve li ricordo perché li leggo, sono 3,5 ml, però guardate quanto va a fondo il prodotto.
tutto, ovviamente perché la parte del bullet stia ferma. Quindi poi io in realtà ho scavato per un sacco di settimane per finirlo realmente. Vedete questo colore intenso, ma sulle labbra era quasi incolore. Questa era la cosa che mi aveva un po' deluso, perché io pensavo di aver acquistato un burro cacao che avesse un suo colore, invece era quasi impercettibile su di me che sono chiara, quindi figuriamoci su un incarnato più scuro. Però come burro cacao è compatto, carino a tenere in borsetta e mi è piaciuto molto, con una buona quota di burro, proprio un burro cacao fermo, non di quelli che scappano, che scorrono troppo fluidi, un burro cacao di quelli belli compatti, quindi devo dire che mi è piaciuto. Finita anche la crema di Alpenatural, la crema corpo prebiotic, questa mi è piaciuta tantissimo rispetto alle creme corpo che io utilizzo, non ho mai avuto problemi a dirvelo. Per esempio, ho qui quella di Nivea, che mi piace tantissimo, la crema corpo nutriente, ma sapete che io sono molto legata anche all'essential lotion di Dove. Ottimo rapporto qualità-prezzo, sono tra le più fondenti che io abbia mai provato, però devo dirvi che nonostante questa si posizioni su una fascia di prezzo un po' più alta, secondo me vale i soldi spesi. È proprio una crema corpo che vi dà soddisfazione. Si utilizza, si spalma, si distribuisce con estrema facilità, perché ha questa texture molto fluida che segue appunto il movimento e il massaggio, ma improvvisamente si asciuga. Diventa completamente asciutta, eppure lascia questo rivestimento grasso lipidico di protezione che rende la gamba protetta, morbida, la pelle bella tonica, e quindi proprio questa evoluzione mi ha stupito, perché vi dà la facilità d'utilizzo di una lotion, di una crema molto fluida, la rapidità di assorbimento quasi di una crema gel, ma poi anche l'azione nutriente di una crema più sostanziosa e più fondente. Su Alpenatural credo che sia sempre valido, credo dovrei provare il mio codice sconto, lo trovate sempre anche questo in info box, mi sembra che sia Michela 15, iscrivendovi alla newsletter. E quindi se vi servono integratori, volete provare altri prodotti della linea skincare che abbiamo recensito in passato, se volete acquistare lei, fatene buon uso, perché penso che uno sconto possa farvi comodo, io non ci guadagno nulla. Terminato anche l'Olaplex numero 3, famosissimo, un prodotto da applicare prima, quindi dello shampoo, perché anche sull'utilizzo ci sono sempre pensieri diversi, ma in realtà qui dice proprio utilizzare prima dello shampoo non è un conditioner, è un bond builder, un costruttore di legami, quindi deve essere utilizzato sul capello bagnato e tamponato. Questa cosa mi frenava sempre, perché quindi io devo lavarmi i capelli, no, prima li devo bagnare da sporchi, diciamo, li devo tamponare, poi devo mettere lui che deve stare in posa, che può stare in posa mi sembra dai 10 minuti, sì, dai 10 minuti fino a che si desidera, e anche sul fino a che si desidera ci sono versioni diverse, perché forse troppe ore non sono indicate. Insomma, un prodotto che se utilizzato, immagino un prodotto successivo, se utilizzate va capito e bisogna informarsi prima di fare danni, però io ho seguito, diciamo, tutte le direttive del brand, perché mi fido di quello, e a me non è piaciuto, non mi ha dato proprio nulla, né in bene né in male, mi scocciava anche questo procedimento pre-shampoo, preferisco fare un impacco ma a capello asciutto, non doverlo bagnare, tamponare, mettere lui. Non lo so, l'ho provato più volte, l'ho distribuito bene, quindi l'ho terminato, alla fine l'ho usato, ma non mi è piaciuto. Acquistato su Amazon, girava anche la voce che Amazon vendesse dei falsi Olaplex, ma qui avete il QR code e quindi potete tranquillamente verificare se vi riporta al brand ufficiale. E ufficiale è, quindi probabilmente non va bene per il mio tipo di capello, probabilmente il mio capello non ne ha bisogno, potrebbe essere questa la conseguenza rassicurante, perché anche altri prodotti che lavorano proprio sui legami
su di me non funzionano, anche la linea Bondi Repair di L'Oreal e Lviv, a me non ha proprio detto niente quella linea, quindi probabilmente, spero, non ho un capello danneggiato. Da tinte, sì, io li tingo, ma ogni 3 mesi fai, da decolorazioni, ecco, non è un capello a quel punto di stress. Non finito, ma lo butto perché è un prodotto particolare, è aperto da un po', sicuramente siamo fuori PAO, quindi non mi fiderei ad usarlo, ma lo ricomprerei, quindi semplicemente non ho fatto in tempo a sfruttarlo fino alla fine perché non è un prodotto che uso nel quotidiano, è il famosissimo siero AHA 30% più BHA 2% Peeling Solution di The Ordinary, quello rosso per intenderci. Io ho una pelle secca, quindi attenzione perché questo è un esfoliante di quelli belli decisi e su una pelle che di suo non mi va a creare uno strato lipidico in superficie spesso, anzi una pelle che ha bisogno, no, di essere protetta in questo senso, può essere pericoloso, passatemi il termine. Io lo utilizzavo a necessità, quindi quando sentivo che la pelle si faceva in alcune zone un po' spessa, un po' irregolare come grana, ai lati del naso che sento che ci sono dei puntini, ma non riesco in nessun modo a livellarli, meno per esempio sulla fronte, perché io sulla fronte non dico che sono secca da screpolarmi, ma comunque non è una zona che tende a lucidarsi, non è una zona che mi presenta dei pori dilatati, dei punti neri, e quindi io di solito lo utilizzavo qui ai lati del naso, nella zona del mento, la zona un po' più spessa, un po' più bassa, mai, quasi mai su tutto il viso, assolutamente molto lontano dalla zona perioculare più sottile e più secca su cui non ne ho bisogno, quindi utilizzato a necessità, a livello proprio di tempi. Non tutte le settimane per intenderci, non con questa cadenza regolare, e utilizzato sulle zone di interesse. Applicato, non mi ricordo se si va dagli 8, non più di 10 minuti. Ecco, infatti a me era rimasto in mente 8 minuti, e poi risciacquato, deterso, mi andava veramente a lisciare completamente la zona, quelle zone dove la pelle si increspa, nel senso dove è più difficile arrivare, detergere, dove è più difficile mantenere il bel tono compatto e liscio a livello di grana, e in questo senso era ed è l'unico prodotto che mi dà questo effetto veramente immediato. Capito, utilizzato con testa, con parsimonia, in base alle vostre esigenze, è comunque un prodotto che ricomprerei. Chiudo con queste striscette depilatorie. Sapete che io utilizzo per la zona del baffetto soprattutto quelle di Sien, perché alla fine mi trovo bene, anche se utilizzate una volta non riuscite a riutilizzarle per un secondo strappo. Dato che con uno strappo non lasciano la zona completamente liscia, magari resta quella pelurietta bianca che io non voglio vedere, cioè io voglio tutto completamente pulito e glabro, direi. Queste sono molto valide, costano anche molto di più perché siamo sopra i 5 euro a confezione, mi sembra, le trovate comunque da acqua, sapone, Tigotà, Expert, strisce depilatorie. Per il viso, per le pelli sensibili, per una pelle liscia fino a 28 giorni, non nel mio caso, sono 12 con le due salviettine post epilazione. Io mi sono trovata bene. Hanno una trama particolare, ecco, non me ne è avanzata neanche una, ovviamente, se sono finite, che avrei voluto mostrarvi, però non c'è la cera su quel tessuto classico, no? È una trama intrecciata molto particolare che non avevo mai visto. Le ho provate volentieri, le potrei ricomprare magari alternandole sempre a qualcosa di un pochettino più low cost. Queste con lo strappo immediatamente vi lasciano la zona pulitissima, quindi mi raccomando sempre un po' di talco sotto che protegga per non asportarvi i pezzi di pelle. La scaldate, lasciate un attimo sul calorifero, la scaldate tra le mani, passate la fiamma di un accendino velocemente senza farla strinare sotto. E la utilizzate con il talco e lo strappo è decisivo, non lascia nessun pelo indietro, quindi non c'è bisogno in realtà di continuare a strappare sullo stesso punto, che potrebbe comunque sempre dar fastidio alla pelle, andare un po' a sensibilizzarla. Bene, io in realtà ho anche altri prodotti finiti, però direi che abbiamo chiacchierato parecchio. Fatemi sapere se li conoscete, se c'è qualcosa che vi ispira, lasciate sempre i vostri feedback, se ne avete del sostegno
sostegno che mi fa sempre piacere. Se vi va, ci vediamo anche al prossimo video. Grazie mille della compagnia, un bacio grande.